Allora, eccomi qua. Ho bisogno di sistemare un pochino più indietro. Ok, benvenuti, bentornati. Good morning, welcome or welcome back. Oggi vorrei cominciare. Un attimo. Problemi tecnici. Ok. Mi mancava il regista oggi. Allora, eccomi qua. Oggi vorrei cominciare con voi parlando dei doni e delle possibilità. So at the end I will translate a little bit in English for my English friends, ok? Perché i doni? Innanzitutto ci sono alcune persone molto care a me dall'altra parte dello schermo. Una di queste è la persona che mi ha regalato questo bellissimo diario. E molti di voi in questo periodo mi stanno scrivendo che mi ringraziano dei doni, di queste lezioni, che non è, che è bello non dare per scontato, no? Il fatto di ricevere dei doni qualche volta. So, just a few words for the English speakers. I just want to talk a little bit about gifts and possibilities because many people are on the other side of the screen and they are my friends. And one of these friends gave me this diary as a present. And many of you are writing me saying that they don't take my lessons for granted. So we should not take gifts for granted. Quindi, perché questo diario è importante per me? Innanzitutto è bellissimo. Guardate, a parte che suona, lo apro e ha pagine di diversi tipi di carta, diversi tipi di colori, di pagine, sono molto belle. E una mia amica una volta, un'altra mia amica molto cara, mi ha parlato del fatto che lei non riuscisse a scrivere i propri pensieri sui diari molto belli. Quindi lei comprava questi diari bellissimi e non riusciva mai a cominciare a scriverli perché secondo lei erano troppo belli, li riteneva come un po' troppo belli per poter essere, diciamo così, sporcati dalla sua penna e da quello che aveva voglia di scrivere. E quindi si riduceva a scrivere su fogli volanti o su quaderni un po' più, diciamo, normali. E lasciava da parte sempre questi diari bellissimi. So, another friend of mine shared with me this thought about diaries. So she had this beautiful diary and she told me that she could never write on this beautiful diary because she thought that they were too beautiful to be written by her. E quindi qual è la mia riflessione? Io al principio avevo questa stessa problematica, quindi avevo questi diari bellissimi e li lasciavo lì pensando che un giorno avrò qualcosa di bellissimo che vorrò iniziare a scrivere su questo diario e rimanevano sempre lì e scrivevo magari su altri pezzi di carta volanti. Poi ho cominciato a dire, ok, oggi voglio scrivere sul mio diario. Proprio gustandomi il piacere di scrivere su questo diario che mi è stato regalato, ciao Maga, di scrivere i miei pensieri e di dare loro l'importanza che meritavano, anche quindi potendomi dare il permesso di scrivere su un diario che era così bello. So I was doing the same in the past. But then at a certain point I decided that I just wanted to give myself the permission to write my thoughts and my whatever, my reflections on this beautiful diary. Because they were worth it to be there, perché lo meritavano e avevano questa possibilità. Ok, quindi questo è il pensiero che vorrei condividere con voi oggi. Alla fine
rilassamento guidato che faremo oggi durante la lezione, leggerò qualcosa che ho trascritto su questo diario, che è una frase che mi ha inviato un altro caro amico in questi giorni, e lui sa di chi sto parlando. So at the end of the lesson I will read something from this diary. That is a reflection that I received from another friend of mine. E quindi la riflessione è, diamoci il permesso di fare qualcosa di bello, di esprimerci, senza pensare che non vale la pena, o che non siamo abbastanza, o che dobbiamo aspettare il momento in cui saremo pronti di fare qualcosa, o il momento in cui saremo più bravi, migliori, avremo studiato di più, o penseremo qualcosa di diverso. Questo è il momento in cui possiamo cominciare a scrivere su quel diario bellissimo che abbiamo tenuto da parte, e ognuno di noi ne ha uno, che sia un diario cartaceo o magari qualche altro tipo di progetto. So the reflection is, let's just start today by writing on that diary, so thinking that we are worth it and we can write that on that beautiful diary. Without waiting the next day when we will be more than today, or when we will be better. No, it's now. We are already there. Ok, oggi quindi cominciamo con la pratica del terzo giorno, che avrà a che fare con la flessibilità e la fluidità del movimento. Quindi abbiamo fatto primo giorno cardio, secondo giorno tonificazione. Non so voi, io ho ancora dolore in giro, anche il regista. Quindi oggi ci dedichiamo ad una pratica più fluida e legata un pochino alla flessibilità. Ci andremo piano e mano a mano miglioreremo. L'audio? Il microfono è qui, ragazzi, più vicino non lo posso mettere, addosso non lo posso mettere, perché va bene? Va bene, ok. So we are starting today the flexibility practice after cardio and tonification. I still have some pain somewhere. So let's start. Cominciamo. Distenditi sul tappetino. Con le gambe piegate. Just lie on your back. With your knees bent, your feet on the floor. Poggia le mani sul tuo ventre. So put your hands on your belly. E semplicemente connettiti, ascolta il tuo respiro oggi. So just feel your breath today. Non provare a respirare in maniera diversa, a fare respiri profondi solo perché stai facendo Pilates e si dovrebbe respirare in una certa maniera. Semplicemente ascolta com'è il tuo respiro adesso, senza modificarlo, senza giudicarlo. So don't change anything in your way of breathing today. Don't think about how you should breathe because you are doing Pilates. Just feel how you are breathing now, without judging it. E senti il tuo contatto con il tappetino. Senti le parti di te che toccano terra e quelle che invece sono non sono a contatto con il tappetino. So feel the contact that you are making with the floor and feel the parts of you that are touching the floor and the ones that are not in contact. E poggia le mani sulla parte frontale del bacino, le protuberanze proprio ossee. Okay, sorry. Now it will be better, no? The microphone. Okay. Sarà migliore, no? Il suono.
Scusate. Ok. Allora, dicevo, senti il bacino e poggia le mani sulle protuberanze ossee che senti nella parte frontale del tuo bacino. So put your hands on the bones that you feel in the frontal part of your pelvis. Mantieni le mani lì dove sono e semplicemente ruota il bacino andando in retroversione e antiversione per qualche movimento. So just move, feel your pelvis rolling up and down, gently and slowly on the floor. E quando vai in su, rotolando con il bacino nella direzione della tua testa, senti che la zona lombare tocca di più con il tappetino. Quando invece vai con il bacino rotolando verso i piedi, senti che stai inarcando di più la schiena. Ok? So when you are rolling up your pelvis in the direction of the head, you are pressing more with the lumbar region on the floor. When you are rolling down in the direction of the feet, you are arching more your back. Continua con questo movimento. La prossima volta, togli le braccia, quindi portale giù sul tappetino, la prossima volta che vai rotolando con il bacino verso l'alto, stacca una vertebra dopo l'altra. So the next time you're rolling up with your pelvis, continue the movement and lift one vertebra after the other. Release your shoulders. Mantieni le tue spalle morbide sul tappetino ed espirando, srotola giù. And go down, exhaling. E di nuovo, espirando, sali vertebra dopo vertebra. So exhale, you go up one vertebra after the other. Then you inhale, inspira quando sei su, ed espirando scendi vertebra dopo vertebra. So exhaling, you go down vertebra after vertebra. Ne facciamo un altro ancora, one more. E senti le vertebre che si muovono l'una rispetto all'altra. So feel the movement vertebra after vertebra in your spine. Ok, poi stacca la gamba destra e la gamba sinistra da terra. So lift your legs off the floor e metti le mani sulle tue ginocchia. So put your hands on top of your knees. Comincia a disegnare dei piccoli cerchi con le ginocchia, ma sentendo che sono le mani a guidare il movimento, ok? Le gambe sono passive nel movimento. So start to feel that you are making some sort of circles with your knees, but the hands are guiding the movement. So the legs are in a way passive in this movement. They are receiving the movement. Le gambe stanno ricevendo in qualche maniera il movimento a partire dalle braccia e cambia il senso di rotazione. Reverse the direction of the circle. Ok. Poggia una gamba dopo l'altra giù, so go down with your feet on the floor and roll your head to the right. Ruota la testa a destra, torna al centro e ruota a sinistra. And go to the left, passing through the center. And again, di nuovo vai a destra con molta fluidità, dolcezza ed espirando sinistra. Prova a prendere l'aria quando sei al centro, espira, ruota. So try to inhale when you are in the middle and exhale when you are to the side. Ok, ritorna al centro e adesso muovi il tuo mento verso il soffitto e poi verso il torace, verso il petto. So move your chin, direct your chin closer to the ceiling and then closer to your chest. E senti come questo movimento non rimane concentrato nella zona verticale, nella zona cervicale, ma si muove giù attraverso la tua colonna, anche nel torace probabilmente. So feel how this movement doesn't stay only in the cervical spine, it moves also
in the direction of the thoracic spine, thoracic cage, maybe also the lumbar spine. Probabilmente lo sentirai anche nella zona lombare, mantenendo la testa però sempre poggiata. Ok, ritorna al centro, immagina di avere una matita sulla punta del tuo naso e comincia a disegnare dei piccoli cerchietti verso il soffitto. So imagine that you have a pencil on your nose and with this pencil just draw a few circles in the direction of the ceiling and reverse the direction. Cambia la direzione del movimento. Ok, rimani con la testa al centro, rilassa le spalle, allunga il braccio sinistro verso l'alto. So bring your left arm in the direction of the ceiling e comincia ad allungare il braccio sinistro verso il soffitto, sollevando la scapola da terra. E ritorna giù. So lift your left shoulder blade off the floor and imagine that you want to reach, but gently, with your toes, no sorry, with your fingers, the ceiling. Immagina che vuoi raggiungere con le tue dita il soffitto, però pensala più come una direzione, più che come un obiettivo. So think about this movement and this idea of reaching the ceiling as an intention and not as a goal. La prossima volta che lo fai, quindi allunga il braccio sinistro verso il soffitto, ruota la testa leggermente verso destra. E senti se questo movimento diventa più ampio e ritorna al centro. Quindi connetti il movimento del braccio con una rotazione della testa verso destra. So connect now the movement of your left arm that is becoming longer in the direction of the ceiling with a rotation to the right of your head and see if this connection makes the movement easier and wider. Senti se il movimento è più semplice. Ancora uno. E ritorna. And go down with your left arm and up with your right arm. Fai la stessa cosa con il braccio destro, quindi braccio destro verso il soffitto, semplicemente la scapola si solleva da terra e ritorna. Il braccio rimane verticale. So lift your right shoulder blade off the floor, but keep the verticality of your right arm as much as you can. E senti il contatto che cambia della tua scapola sul tapetino, ma anche di altre parti di te, probabilmente della gabbia toracica. Diverse costole staranno poggiando in maniera diversa sul tapetino. So feel the connection, the contact of your shoulder blade with the floor, but also how it is changing the contact of your ribs on the floor. So maybe different ribs are touching the floor during the movement. And then connect the movement of the head. Quindi connetti poi il movimento, collega il movimento della testa. Quando il braccio si allunga, la testa ruota verso sinistra. E ritorna. Senza sforzo, fai un movimento veramente gentile, delicato. Senti più questa connessione nel movimento. So be gentle, don't force the movement, release the tension and do less effort if you can. Fai meno sforzo, se puoi, in questo movimento. Ancora uno. Ritorna. Ok, come back. Intreccia le dita delle mani, supporta la testa. Interlace the fingers of your hands and support your head. Elbows in the direction of the ceiling, i gomiti in direzione del soffitto, espirando. Guarda verso il bacino o verso i tuoi piedi, lo spazio tra i tuoi piedi, e solleva leggermente la testa da terra. E ritorna. So when you exhale, go with your eyes in the direction of your pelvis and the space between the feet and come back. Lift your head and come back. So the intention is from the eyes, looking in the direction of your feet or your pelvis. L'intenzione del movimento viene dagli occhi, dallo sguardo, che vogliono andare nella direzione dello spazio tra i tuoi piedi o verso il bacino. E senti come cambia il contatto della zona lombare, del torace. Rimani sull'ultimo,
senti il movimento che puoi fare come se dicessi di sì con la testa, piccolissimo, nella parte superiore della tua zona cervicale, nella connessione tra la testa, quindi tra il cranio e le prime vertebre cervicali. So imagine in this position that you want to say yes, a small, small, gentle yes, and feel how you can move the connection between skull and the first two vertebras. E senti come questo movimento ti dà una diversa percezione nella zona cervicale, ma non sollevare molto la testa. È piccolo, il movimento è piccolissimo. So feel how different you can perceive your neck and your cervical spine by doing this small movement, gentle. And come back. Ritorna giù con la testa, porta le braccia ancora una volta giù e di nuovo a partire dai piedi, dalla spinta dei piedi nel pavimento, rotola con il bacino in su e sali vertebra dopo vertebra. So again, starting from the connection of the feet on the floor, roll up your pelvis in the bridge and come back. Ritorna giù vertebra dopo vertebra. Ancora uno. Sali. So one more and stay there. Rimani là in ponte e senti se puoi sollevare di più il lato destro del bacino, quella parte che stavi toccando prima con la tua mano, e poi il lato sinistro del bacino. So feel if you can now lift one side of the pelvis, the one that you were touching with your hands at the beginning of the lesson, so the bones in the frontal part of your pelvis, and then the left, alternate, right and left. Senti com'è diverso l'appoggio sui piedi. Quindi senti che quando sali con il fianco destro, il piede destro è più forte, più pesante nel pavimento. E il contrario avviene quando vai con il piede sinistro. Quando vai su con il bacino lato sinistro, quindi spingi col piede sinistro. So feel the connection with your feet. When you are lifting your right side of the pelvis, you are pushing more with your right foot on the floor and then the opposite to the left. And also, you have to release the other side. Devi anche rilassare e rilasciare l'altro lato. Quindi se stai utilizzando di più il lato sinistro che sale, il lato destro lo lascerai scendere un pochettino. Devi lasciare andare qualcosa nel bacino. Ok, ritorna giù, come back, on the floor. Adesso senti il bacino nel pavimento. Prima abbiamo fatto il movimento di retro e antiversione. Immagina che questo movimento di retro e antiversione, se tu avessi un orologio con disegnato il 12 e il 6, staresti quindi muovendo verso il 12 quando vai in retroversione, verso il 6 quando vai giù sul coccige in antiversione, ok? Adesso vuoi muoverti verso i numeri 3 e 9 laterali dell'orologio, quindi da una parte e dall'altra. So, if you imagine a clock on your pelvis, before we were doing the movement up and down, rolling up and down toward the 12 and number 6. Now you want to touch more number 3 and number 9 of the clock. E senti come puoi lasciare le tue ginocchia al centro senza inclinarle da una parte all'altra. So feel how can you move the pelvis in such a way that you can stay with your knees in the center. You don't need to open or to sink with your knees to one side or the other. Ok, ritorna al centro, rimani, so come back. E da questa posizione stacca la gamba destra, stacca la gamba sinistra. So lift your right side, your left leg and right leg. Ora, tieni tutte e due le mani sul ginocchio sinistro, avvicinalo leggermente verso di te e distendi la gamba destra in avanti. So, keep both your hands on your left knee and stretch out your right leg forward. E poi cambia. Piedi a martello. Change the leg and bend your ankles. E cambia ancora. E cambia ancora. E cambia, so continue changing the hands on your leg. The lumbar region is always in contact with the floor. La zona lombare è sempre, sempre a contatto con il pavimento. Ok, rimani qua con la gamba destra vicina al petto, la gamba sinistra distesa in avanti. So stay there.
Lift your head, solleva la testa, guardando nella direzione del tuo bacino. Lift your head, looking in the direction of your pelvis, and stretch your right leg. Distendi la gamba destra, piedi in punta. E cambia. Uno. Cambia. Due. Cambia. Tre. So alternate the legs. You can pull just a little bit gently with your arms and with your hands behind the knee or behind the leg. Mi puoi tirare solo leggermente, gentilmente la gamba verso di te. L'ultima volta. E giù, rilassa. Hug your knees and stay there. And just do a small massage. Quindi fai una specie di piccolo massaggio rotolando da una parte all'altra. Rolling to one side and the other. Rilassa la testa, rilassa la bocca. Adesso mani dietro le ginocchia, inspira. Espirando, le gambe vanno in avanti come se tirassero le braccia, solleva la testa e le spalle da terra leggermente e ritorna giù. So now you want to keep your hands behind your knees and the legs are moving forward, pulling from your arms the upper body that is lifting. So the head and the shoulders are lifting off the floor. E senti come poggi di più la zona lombare sul tappetino. So feel that when you lift your head, you are pressing more with your lower back on the floor and feel that you are not pulling back with your hands and arms. Senti che non stai tirando dalle tue braccia le gambe indietro, ma sono le gambe, il peso delle gambe che ti tira su. So the weight and the intention of your legs is pulling the arms that are like ropes. The arms are now just connection. Le tue braccia sono come una delle corde, come una connessione tra le gambe e la parte superiore del busto. E lascia che ogni volta il movimento diventi un po' più ampio, ma non perché stai forzando nel venire su, semplicemente perché stai arrotondandoti di più. So feel that every time the movement is becoming wider a little bit more, the range is improving, but not because you are pushing more, just because you are becoming more round in your back. And so you can roll because of this shape of your back. Quindi stai diventando rotonda o rotondo nella tua schiena e per questo puoi rotolare. E a un certo punto sentirai che puoi proprio poggiare i tuoi piedi e addirittura metterti seduta. So at a certain point, continuing with the idea of the movement, you can really roll up to sitting. E facciamo la stessa cosa al contrario, quindi parti dal bacino, non staccare i piedi da terra. So start from your pelvis to roll back and make yourself round without lifting your feet off the floor. Senti le tue braccia che rimangono come una connessione tra le spalle e le ginocchia. So feel your arms like ropes connecting shoulders with legs. E poi quando non ce la fai più, allora soltanto si sollevano le piante dei piedi da terra per tornare giù. So when you don't have any possibility more to move, then you lift your feet. Lo facciamo ancora, molto dolce. Respira in modo fluido. So breathe freely during all these movements and feel that you really want to be round. You want to be short in the front and long in the back. Vuoi davvero essere rotonda o rotondo, quindi vuoi essere corta o corto nella parte frontale e più lunga o lungo nella parte posteriore della tua schiena, del tuo tronco. E questo ti consente di diventare rotonda e rotolare senza fatica. So you can roll almost effortlessly to the sitting position and lying on your back. Lo facciamo un'ultima volta, one last time, every time easily, more easy. Quindi ogni volta lo fai più semplice, meglio della precedente. Ok, rimani qua seduto e vai nella posizione adesso di quadrupedia. So let's go now on the position of all four. Oggi vedremo
una mini sequenza legata alla flessibilità che studiamo poco a poco e ognuno poi la porterà nel proprio grado di possibilità di movimento. Ok, so we are going to see now small sequence, really easy, but we are going to see that in different variations so you can adapt it to your level of flexibility. Ok, la prima posizione già la conoscete ed è veramente molto molto comune, molto molto variabile. Ok, la possiamo adattare molto bene. So the first position you already should know if you were following me already. Quindi le mani sono sul tappetino, i piedi indietro, è una posizione che fa parte anche del repertorio dello yoga. Ok, quindi nello yoga si chiama Adho Mukha Svanasana. It's part also of the yoga sessions and lessons. Quindi da qui spingi con le mani il bacino indietro, sollevando le ginocchia da terra e portando il bacino in alto in su, mantieni le ginocchia piegate, ok? E ritorna. So when you go there, push with your hands the floor forward and so yourself backward since the hands are not moving. Keeping your knees bent. Ok, ritorna. Vediamo un attimo meglio questa posizione. Se siete in ginocchio, pensando alla posizione del tronco con le braccia, la posizione sarà questa. Ok? Quindi ci sarà, per chi ovviamente ha questa mobilità nella spalla, questa possibilità di movimento nella spalla, la posizione sarà quella di avere le braccia allineate al busto. Ok? Sarà solo diversa la configurazione del vostro tronco. So if you are standing, the position that you will have there will be this of your arms up. Ok? Quindi prima posizione, lo rifacciamo ancora una volta, qua. Ok, e ritorno. Bene. Adesso, seconda posizione, so second position. Poi, se puoi stare in posizione inginocchiata, bene, altrimenti ti consiglio di farla in una forma un po' diversa, portandoti su in piedi. Ok, so if you can stay sitting on your knees, it's okay. Otherwise you can go up and lift your pelvis. Facciamo la prima versione, quindi poggia le mani dietro di te con i polpastrelli e da questa posizione comincia ad aprire il petto e ritorna. Ok? Quindi spingi con le dita delle mani sul tappetino, apri il petto e ritorna. Senti solo questo movimento delle spalle, delle scapole che si muovono indietro, il petto che viene fuori in avanti. So, feel just that you're pushing with you're pressing with your fingers on the floor, on the back of you, and you're pushing forward your chest, opening your shoulders, and come back. Ok? Questa è la prima fase del movimento. Se non puoi stare sulle ginocchia, seduta in questa maniera, vai su, porta le mani indietro sul bacino e semplicemente ruota il petto in fuori. E ritorna. So, if you can't stay sitting on your knees, just go up, lift your pelvis, and put your hands backward. You can do also this position. So put the hands on the back of your pelvis and open your chest. And come back. Ok? Quindi facciamo il passaggio dalla prima posizione alla seconda in questa prima fase. Quindi poggia le mani, punta i piedi. Prima posizione, so first position, Adho Mukha Svanasana o pyramid, la piramide. Gambe piegate. Ritorna giù, so come back to your knees, sit on your knees if you can, or otherwise you do the other version. Quindi siediti se puoi, o altrimenti fai l'altra versione, punta le dita dei piedi, delle mani, e apri il petto. Ok, questa è la prima fase, lo rifacciamo un'altra volta il passaggio, so one more time. Put your hands down, your toes down, come back. Ok. E torna nella stessa posizione, variante che puoi fare, ok? Quindi o sulle ginocchia o con il bacino su, apri il petto. Ok, questa è una fase semplice,
Quindi se già questo per te è molto impegnativo, rimani in questa fase, non renderla ancora più impegnativa con la prossima fase, ok? Soprattutto se hai tensioni nelle ginocchia. Altrimenti prova piano piano, ok? So if this is too much for you, just stay here, don't go further with the movement. Seconda versione, stesso primo movimento, ma con le gambe distese e i talloni che vanno in giù. Ma fai attenzione a non concentrare il movimento qua, collassando con il torace, senti proprio la posizione del bacino del coccige che va su e indietro. So this is the first position, but with the straight legs. If you can, you can stretch your legs. Don't collapse in your chest. Seconda versione di questa posizione, ok? Punta le dita delle mani e solleva leggermente anche il bacino, contraendo i glutei. So, lift your pelvis up, activating your buttocks, and also open your chest as you did before. Apri quindi il petto come hai fatto anche prima e ritorna. Puoi utilizzare le dita delle mani o addirittura l'intera mano appoggiata, ancora meglio, e aprire questa posizione. Quindi stai utilizzando glutei per estendere le anche e poi avvicinando le scapole tra loro per aprire il petto. E ritorna. So you are lifting your pelvis using your buttocks to open the angle of the hip joint and also going closer with one shoulder to the other. Quindi adesso il passaggio è tra la prima e la seconda posizione, ma in questa seconda versione. Lo facciamo molto lentamente e poi incrementiamo un po' il movimento, il ritmo, ok? So the steps are going from the first position to the second. We are going slowly, slowly, and then making it faster. Quindi, prima posizione, il cane che guarda in giù, first position. Scegli la tua versione, quella che va meglio per te, poi poggia le ginocchia, ti siedi, vai indietro, organizza la posizione e vai su. E ritorna, ok? Continua, provalo un paio di volte, io do nel frattempo la variazione. So continue with this to try, I will give another variation. Quindi per quelli che stanno facendo la versione sulle ginocchia, quindi che non si stanno sedendo giù completamente, anche voi potete da qui, stessa posizione, quindi mani sul bacino, aprire le spalle come prima e anche voi utilizzare i glutei per estendere le anche. Semplicemente lo farete qua, sentendo questa parte che si allunga, ok? Quindi non andate indietro ovviamente perché vi potreste far male. So if you are kneeling just in this position because you can't sit on your heels, just stay here, activate your buttocks and open your chest. Just this. Quindi facciamolo insieme un pochino più rapidamente. Vai da qui, distendi le gambe ogni volta, scendi con i talloni un po' di più, torna, vai indietro, glutei, apri bene il petto, spalle e ritorna. Senti tirare la parte anteriore delle cosce. E ancora. Uno. E due. E ancora. Uno. So go from one position to the other, every time more comfortable in the position. Ogni volta un pochino più comodo nella posizione. E ancora. Uno. E due. Quando sei in questa posizione senti tirare la parte anteriore delle cosce. So when you are in the second position, feel a little bit of stretching here in the frontal side of your upper legs. Andiamo un pochino più veloce, gli ultimi 5, so a little bit faster. E su. E 4. E su. E 3. E su. Non nella zona lombare qui l'estensione, mi raccomando, nelle anche, quindi usa i glutei. So you are not arching your lumbar spine, you are opening the frontal side of your hip joint using your buttocks. Ultimi due. L'ultimo. Rimani qua.
stay there in the first position. E poi vai giù, riposa, poggia la fronte sulle mani e rilassa. So go down in the child's pose and just relax and rest. Ok, ritorna sulla nella posizione in quadrupedia, so come back to all four position. E da questa posizione facciamo prima un pochino di movimento solo della colonna. Quindi fletti la colonna, guarda verso il tuo bacino e poi cambia la posizione puntando le dita dei piedi, rilassa l'addome, l'abbiamo fatto tante volte, apri il petto. So, make yourself round, looking in the direction of your pelvis, leaving freedom to the first part of your cervical spine, connecting with the skull, to move. And when you arch, release your abs. Quindi, quando sia quando estendi, presta attenzione alla connessione tra il cranio e le prime vertebre cervicali. Senti quel movimento che abbiamo provato all'inizio. Ultima volta. Ok. Ora da qui, torna in una posizione neutra, mantieni la mano destra sul tappetino, poggia il dorso della mano sinistra nello spazio tra la mano e il ginocchio destro. So, go with the back of your hand in the space between your right hand and right knee. E comincia a scivolare con la mano nella direzione delle tue dita, guardando in quella direzione, e ritorna. So start to slide the back of your left hand to the right, always on the floor, and every time go a little bit more in this rotation, inviting your ribs, your rib cage, your eyes. Quindi ogni volta aumenta un pochino il movimento, sempre in maniera gentile, invitando le costole, la gabbia toracica, il respiro. Prova a inspirare e espirare quando torni e poi prova, prendi l'aria, a espirare quando ruoti e ritorna. So try both the possibility of inhaling when you slide and exhaling when you come back, and the opposite also, to see what is easier. E quando puoi sentire che la tua spalla va giù, la tua testa va giù, rimani un attimo nella posizione. When you feel that you can do that, go to lie on your left shoulder and shoulder blade if you can, and your head is down, and just rest in this position for a moment. So reduce the other tensions. Riduci tensioni, lascia il bacino in su, e poi, aiutandoti con la mano destra, molto delicatamente ritorna su. So pushing a little bit with your right hand, just come back. Ok? E ritorna. Senti la differenza tra un lato e l'altro. E se senti molta tensione, magari riduci le ripetizioni, riduci l'ampiezza del movimento. Ok? So if you feel stress or strain in any part of you, just reduce the range of the movement or the numbers of repetition that you are doing. Altro lato. Quindi, on the other side, dorso della mano destra che scivola, adesso già lo sapete, nello spazio tra la mano e il ginocchio sinistro e ritorna. So now it's the back of your right hand that is sliding on the floor. Comincia da un movimento prima dolce, piccolino, e poi mano a mano lo aumenti. So start from a small movement and then you increase the range of the movement. Ancora. Lascia andare il bacino verso l'alto. So leave the freedom to your pelvis to go up in the air to the ceiling. Il tuo bacino è in aria verso il soffitto. E prova adesso, se puoi,
ad andare nella direzione della tua spalla e della testa che toccano. Se puoi, se non puoi, va bene lo stesso. So feel now that you are going to lie on your right shoulder and the head. Respira. Breathe. E la prossima volta rimani qualche istante nella posizione, se puoi. E togli tutte le tensioni possibili. So, stay in the position and reduce any effort that is useless now. So, reduce the tensions in the other arm, in the legs, in the breath. Riduci le tensioni nel braccio, nel respiro, nelle gambe. E ritorna, come back, gently. Ok, e ancora una volta ti siedi come puoi, come sei più comodo, e ruota le spalle indietro questa volta. So sit comfortably as you can, so like this or on the floor directly, and just roll backward your shoulders. Ok, adesso siedi sul tappetino con le gambe distese davanti a te. So sit now on the floor with the legs long in front of you. Se ne hai bisogno, puoi anche sostenere il bacino con un cuscino o con una coperta ripiegata. So if you need, you can also lift a little bit your pelvis sitting on a pillow or on something else. Ok? E prova a portare il tuo gluteo destro tirandolo indietro per sederti meglio sul tuo ischio destro. E poi la mano sinistra fa lo stesso sul gluteo sinistro e senti com'è diverso l'appoggio adesso che hai sedendoti direttamente sugli ischi. Questo trucco me l'ha insegnato una mia amica, insegnante di yoga che ci sta guardando. Ciao Paola. So this small trick, the first time that I saw it was from my friend Paola that is behind the camera there. Ok, adesso allarga le braccia ai lati del corpo e comincia a ruotare il busto verso destra. So start to roll your trunk to the right, come back and to the left. E vai a sinistra. Ok, quindi ti muovi da una parte e quando ti muovi verso destra, senti che la tua gamba destra sta diventando più corta della sinistra. La sinistra si allunga in avanti e ritorna. So, when you go to the left, your left leg is becoming shorter and the right leg is becoming longer. Ancora, da una parte. Puoi anche tenere le ginocchia leggermente piegate. You can also keep your knees a little bit bent if this is more comfortable for you. Ok, la prossima volta che sei ruotata verso destra, rimani. So stay on the right. E da questa posizione immagina che vuoi andare con la tua mano sinistra a toccare il mignolo della mano destra, ok? Nel frattempo però ruota il tuo braccio destro internamente, ok? So go with your left hand to touch the small toe of the right foot and rotate inward your right arm and look in the direction of your right hand. Yes. And come back, ritorna al centro. Lo facciamo dallo stesso lato, quindi same side, go to the side and then bend. And look in the direction of your right hand. Guarda nella direzione della tua mano destra, il braccio destro ruota internamente e ritorna. Ancora, stesso lato, same side, last time. Ok, senti quindi rotazione più flessione. Feel this complex movement of rotation. Inflection. E ritorna. E ancora sinistra questa volta, quindi ruota verso sinistra, senti la direzione delle tue gambe, ruota internamente il braccio sinistro e vai con la mano destra verso il mignolo del piede sinistro. E ritorna. Ok, so the same thing to the left. You rotate to the left, you rotate inward your left arm and you go to touch your small toe of the right foot, of the left foot with the right hand. E ritorna. Ancora una volta, questo movimento si chiama la sega, the saw. E ritorna.
Ok, ritorna giù con le braccia, ruota le spalle indietro. Ok, poggia entrambi i piedi sul tappetino e da questa posizione punta le dita delle mani nella direzione dei tuoi piedi, spingi il bacino in su e ritorna. So from this position, put your hands on the floor, fingers in the direction of your feet, and push with your hands to open the chest and to lift your pelvis. And come back. Ancora due. Ritorna, senti la posizione delle spalle che cambia. So feel your shoulders that are opening, shoulder blade. Se questo è troppo per te, senti che è troppo intenso, rimani con il bacino sul pavimento e apri semplicemente il petto. So if the movement is too much for you, just stay with the pelvis down and just open a little bit your chest. Ne facciamo ancora due. E ritorna. One more. Ok. Adesso distendi una gamba e poi l'altra in avanti. So, both your legs are long. Open them a little bit more and feel that you want to bend a little bit your knees and walk to the center. Quindi fletti le ginocchia e cammina verso il centro, arrotondando la colonna. E ritorna. Poi distendi le gambe, then stretch your legs and do the same. Caressing your right leg with both hands, quindi accarezza la gamba destra con entrambe le mani e ritorna senza fare niente con i piedi. So your feet are completely relaxed there. They don't do anything special. Lascia la testa giù e non sentire stretching in questa posizione. Senti che veramente vuoi accarezzare la gamba e ritornare. So don't feel that you want to stretch or to pull or to do anything like that. Just feel that you want to caress your leg and going with your head down. Do the same on the left. Fai la stessa cosa a sinistra, quindi senti che vuoi lasciare andare la testa verso il basso e vuoi sentire il movimento nelle tue costole, nel tuo torace. So feel the movement in your chest, in your ribs. E alterna gamba destra, so alternate right leg and left leg e gamba sinistra. E poi al centro. And then to the center. With the same idea, without stretching, feel the round part of your back that is going down. And senti quindi la tua schiena che diventa rotonda da una parte, dall'altra e poi al centro. Ancora uno, one more, to one side, make your spine round to one side, to the other and then to the center. Ok, ritorna su. Fletti le ginocchia e da questa posizione, se vuoi puoi coprirti, so you can wear something warmer now, e puoi srotolare la colonna vertebra dopo vertebra, quindi a partire dal bacino, srotola vertebra dopo vertebra e vai giù allargando le braccia. So, roll back, lie down on your back. Bring your feet closer to you and open your arms. Porta i piedi un pochino più vicini al tuo bacino. E da questa posizione apri in fuori le ginocchia. So open your knees to the side, sink them to the side, feeling the connection, the shifting of the weight on the external side of your feet. Senti quindi lo spostamento di peso nella parte esterna dei tuoi piedi e ritorna molto dolcemente. Ancora. Apri. E ritorna. Ok, adesso tutte e due le ginocchia verso destra. So both legs are sinking to the right. And go with the head in the same direction. Vai con la testa nella stessa direzione.
Ritorna al centro prima con un ginocchio, poi con l'altro. Come back to the center first with one leg and then with the other. And then go with both legs to the left. Fai la stessa cosa a sinistra, con entrambe le ginocchia e la testa. E ritorna. E ancora, da una parte. So change and feel how you are shifting your weight on the floor, on the ribs, on the lumbar region differently, on the pelvis differently. Quindi senti come stai spostando il peso da una parte all'altra e senti il contatto delle tue costole, del tuo bacino che cambia. E adesso le gambe vanno a sinistra, la testa a destra. So now your legs are going to the left and your head to the right. E poi cambia, oscilla, vai verso sinistra con la testa, verso destra con le gambe. E ancora. Un ultimo, the last one. E ritorna. E muovi ancora una volta il bacino. So roll your pelvis up and down. Senti il bacino che va in su, rotola in su e in giù, retro e antiversione. Adesso fallo molto più lentamente il movimento, connettendo il movimento dei tuoi occhi. Quindi chiudi gli occhi, close your eyes, do the movement of your pelvis really, really slow. Fai il movimento del tuo bacino davvero lentamente. E quando il bacino si muove verso l'alto, unisci lo sguardo, i tuoi occhi si muovono verso l'alto insieme. E stessa cosa verso il basso. So when you are rolling up your pelvis, also your eyes are moving up. And when you are moving your pelvis down, you are looking down in the direction of your pelvis. E senti questa connessione tra il bacino e i tuoi occhi. Senti se cambia qualcosa anche nella testa. Magari stai facendo qualcosa senza accorgertene con la tua testa, con il resto della colonna. Feel the connection with these two movements, eyes and pelvis, and discover if you are maybe doing unintentionally something more with your head. Don't block that movement. Quindi non bloccare il movimento della testa. Rilassa la mandibola. Release your jaw. E riduci lo sforzo nel movimento del tuo bacino, così come in quello dei tuoi occhi. Release the effort, reduce the effort in the movement of your pelvis and in your eyes. Ok, copriti, preparati per il rilassamento. So be covered, be warm. Let's prepare for the last part of the lesson. Stretch your leg. One and then the other. Distendi le gambe, prima una e poi l'altra. Puoi sostare in questa posizione con un sostegno sotto le ginocchia o semplicemente distendendoti. You can support your knees with something like a pillow behind the knees, if you are more comfortable. Poggia le mani sul tuo addome e semplicemente rimani in ascolto del tuo respiro. So put your hands on the belly and just feel your breath.
respira. Senti com'è il tuo contatto con il tappetino adesso, dopo la lezione. Senti le parti di te più pesanti verso terra e quelle più leggere. So feel the parts of you that are heavier on the floor and the ones that are lighter. Feel the contact that you are making with the floor now after the lesson. E senza modificarlo, senti il tuo respiro. Without changing anything, just feel your breath. E senti che sei immobile, apparentemente, ma il tuo respiro è già un movimento. So feel that you are apparently still, but your movement now is breathing, because breathing already is a movement. Quindi anche quando pensi di essere completamente ferma o fermo, in realtà finché sei in vita c'è qualcosa che dentro di te continua a muoversi. Il tuo respiro e così anche le cellule che si rigenerano tutto il tempo. So feel that as long as you are alive, there is some movement present in you, like your breath or the renovation of your cells. E senti che quindi, nonostante tu sia la stessa persona, in realtà sei sempre nuova. So feel that even though you are the same person, you are still new every day. Mantieni dentro di te il piacere che ti ha dato quest'ora di movimento. So keep in you the pleasure that you perceived during this hour of movement. Portalo con te nella tua giornata, nella tua vita. So bring this pleasure with you in your day, in your life. E senti che non c'è nessuna medicina, nessuna terapia che hai dovuto assumere, che hai dovuto prendere per provare questo piacere. Dipende da te, dal tuo movimento,
Sei quindi capace di generare per te questo benessere, da te stessa e per te stessa o te stesso. So feel that you didn't need any therapy, any drugs, any medicine to feel this pleasure. It was just you moving. So you can be the cause, you can be the origin of that pleasure. Puoi essere l'origine di quel benessere, di quel piacere. Leggerò adesso per voi. So I will read something for you. It will be just in Italian, but stay there with the sound. The energy, the vibration of this message will arrive anyway. Consenti al compimento di venire da te. Resisti delicatamente alla tentazione di inseguire i tuoi sogni nel mondo. Perseguili nel tuo cuore, fino a quando non scompaiono nel sé, e lasciali lì. Potrebbe volerci un po' di autodisciplina. Sii semplice, sii gentile, sii riposata o riposato. Presta attenzione alla tua salute interiore e alla tua felicità. La felicità si irradia come la fragranza di un fiore e attira tutte le cose buone verso di te. Consenti al tuo amore di nutrire te stessa o te stesso e gli altri. Non sforzarti nel prenderti cura delle tue esigenze di vita. È sufficiente esserne silenziosamente consapevole. Così la vita procede in modo più naturale, senza sforzo. La vita è qui per gioire. Maharishi. Lascia il suono di queste parole risuonare in te. So, let the sound of these words resonate, vibrate in you. E piano piano allunga il tuo respiro, rendilo più ampio, make your breath longer, wider, e piano torna in contatto con le dita dei tuoi piedi e delle mani. So come back to feel the contact, the connection with the toes and the fingers. E fai qualunque cosa tu senta di voler fare per qualche istante, qualunque posizione, qualunque movimento. Just do whatever you feel that you want to do now, in this moment. Any kind of movement or position that you want to assume. Prima di farla, quindi, dovrai chiederti che cos'è che voglio adesso. So before doing that,
you will you had to ask yourself, what do I want now? What do I want to do now? And then take your time to roll on your side and gently come to sit. Poi lentamente prenditi il tempo per ruotare, rotolare su un fianco e metterti lentamente, gentilmente a sedere. Ruota le spalle indietro. Inspira, porta su le braccia. Espira, scendi. Ancora, inspira, porta le braccia su. E riportale giù. L'ultima volta. Inspira, porta su le tue mani. Unisci i palmi delle mani. E portale al cuore. Grazie di essere stati con me durante questa lezione. So thank you everybody for your presence. E, dunque, qualche comunicazione. Ci sarà, come vi ho già annunciato, una sorpresa domenica, nella pratica di domenica. Quindi ci dedicheremo a questa pratica e ho pensato, sto organizzando, grazie a suggerimenti vari dalla regia e a tecnologie varie che stiamo testando, ci sarà una sorpresa quindi per voi nella pratica di domenica, vi invito ad esserci. So on Sunday there will be a surprise thanks to technology and ideas from the, come si dice regista? From the director. Yes. E, quindi domenica vi aspetto per questa sorpresa con me, non vi dico nulla. E, poi c'è una cosa molto bella che ha realizzato la mia amica Paola, sempre lei che abbiamo seguito una volta in diretta nella sua pratica di yoga. Ieri c'è stata un'altra pratica di yoga sempre sulla stessa pagina. Quindi, insomma, per chi volesse poi potrò magari dare il suo contatto, il suo link, in modo tale che possiate seguire la sua pratica di yoga se ne avete voglia. Ma soprattutto ha fatto una cosa bellissima stamattina, condividendo con i propri, anzi ieri, condividendo con i propri allievi una playlist che ha creato lei su Spotify con i suoi brani preferiti, che i suoi allievi potessero ascoltare durante la pratica, quindi metterla in play durante la pratica a casa propria. Quindi ho deciso che questa idea mi piace molto e lo farò anch'io, preparerò una playlist e la condividerò con voi in modo tale che possiate ascoltare una musica che magari io ho sentito e che io avrei scelto per questa pratica, ok? So I will share with you a playlist on Spotify that you can listen during the practice with me. This was an idea from my friend Paola, yoga teacher, and she did it with her students yesterday for the practice. So I really like the idea and I will do the same. Okay? E sabato pomeriggio alle 17:30 ci sarà la prossima lezione Feldenkrais. Quindi vi invito alla pratica Feldenkrais sabato pomeriggio. Questa sarà in italiano soltanto, non la tradurrò perché è un po' lunga, ok? So there will be a Feldenkrais practice on Saturday live on YouTube, but it will be just in Italian. I'm organizing for a practice, Feldenkrais practice in English, ok? Bene, adesso è tempo di ascoltare un pochino di vostri commenti. Giro come sempre, anzi vengo più vicino a voi. E non tradurrò più, so now I won't translate anymore. So thank you for being with me. Allora, vediamo un pochino. Ah, a proposito, questa foto che vedete qui dietro l'ho scattata in Puglia e quindi sono proprio le tipiche costruzioni pugliesi, i trulli.
una masseria bellissima dove abbiamo realizzato un evento anche proprio con Paola che lo organizzava. Quindi bello, bellissimo. Vediamo un po' se riesco a beccarvi da qui. Eccovi qua. Eccovi qua. Ok. Allora, Margherita dice: grazie per la bella lezione, per quelle bellissime parole del testo che hai letto. Sì, quella è la citazione di Maharishi che mi ha inviato il mio amico questa mattina e quindi ho deciso di condividerla con voi, ve la scrivo. Questa mattina ho pubblicato su Facebook e anche sulle stories di Instagram la pagina dalla quale avevo letto quella citazione di Feldenkrais del giorno 20, ok? C'è la foto, quindi potete leggere da lì la lettura che avevo fatto per voi. Grazie Manuela, anche per oggi posso chiederti il perché continuo a sbadigliare per la prima parte della pratica? Perché ti stai rilassando, Antonella, quindi finalmente il tuo sistema nervoso dice: ah, adesso mi posso disattivare, il simpatico, il parasimpatico dice: ah, adesso è il mio momento, e quindi sbadigli. Gianni, se metti la musica, assicurati che la tua voce si percepisca. Gianni, non metterò io la musica. È questo che stavo proponendo, cioè la mia lezione sarà sempre senza musica, però voi potrete inserire la playlist che io condividerò con voi, cioè ve la condividerò sui vari Facebook, eccetera, eccetera, e voi potrete metterla in play nella vostra casa, ok? Quindi ognuno si deciderà il volume, se metterla, se non metterla, metterne un'altra, quello che volete, ok? Mi piace tanto quando in italiano sono più concentrata, ok? Per favore, mi puoi indicare come si chiama esattamente la pratica di la tua amica che fa pratica di yoga? Si chiama Paola Andrea Parameshwari. Presto condividerò la sua pagina ufficiale, quella su cui terrà le prossime pratiche, quindi ci sta lavorando e la condividerò presto con voi. Ok, Sonia? Allora, Cinzia, grazie Cinzia, Erna. Grande rilassamento, Sonia, Enrico, grazie a voi per esserci. A domani Federica, domani no, Caterina dice infatti fili intorno, no, forse c'è un commento prima. Ah sì, grazie della bella lezione nonostante i miei fili intorno, Viviana. Lo so, quelli ancora non ce ne possiamo liberare per chi ne ha. Però Monica, grazie di cuore per la bellissima lezione e per le tue nutrienti parole. Questo tipo di lezione è quella che al momento mi corrisponde di più. Ne troverai altre, Monica, ce ne sono tante, anche prima del progetto Io Resto in Movimento ne trovi altre abbastanza tranquille e fluide come pratiche, quindi sì. Sempre pomeridiana per Alessandra. Non ho visto nulla di oggi, ma volevo solo dire la tuta top. Ok, grazie. Sì, è una tuta che ho comprato una volta a Rimini Wellness, alla fiera del wellness. Quando ci sono andata c'era questo stand bellissimo ed è molto comoda per la pratica. Intanto rido ancora per gli sguardi fulminei che hai riservato a Giorgio un paio di volte durante la lezione. Non me ne sono accorta, ormai gli sguardi fulminei partono in automatico. Stamattina. Non ti ho potuto seguire in diretta, dice Wanda, mi ero persa la tonificazione di ieri, va bene, non ti preoccupare. Roberta, allora questa è un'ottima domanda. Volevo chiederti se va bene fare attività tutti i giorni oppure serve prendere un po' di pausa. Una domanda utile per tanti. Ognuno di voi ha un diverso grado di allenamento, abitudine al movimento. Io sto facendo lezione ogni giorno perché siamo molto fermi e quindi un'ora al giorno è proprio il minimo sindacale per fare un po' di movimento, per quanto mi riguarda, perché normalmente se faccio lezione faccio molto, molto, molto più movimento. Però ognuno di voi ovviamente può prendersi una pausa. Anche questo è il motivo per cui facciamo diversi tipi di allenamento, quindi un giorno cardio, un giorno tonificazione, oggi come hai visto molto più blando. Quindi già nella modalità in cui sto proponendo le lezioni è prevista un'alternanza in modo tale che ci siano dei giorni in cui il corpo lavora in maniera più dolce e tu possa ancora sentire il beneficio della lezione, ok? Però ognuno è libero poi di prendersi le pause che senta. Allora, Marina, molto meglio, forse era questo per l'audio.
Ah, il livello. Sì, ragazzi, all'inizio avevo il microfono lì, però non era collegato al telefono, cioè proprio è stata una mia mancanza, quindi era per questo che sentivate male, perché io credevo di parlare ad un microfono, in realtà il microfono non c'era. Ciao a tutti, dall'inizio eravate tanti. Roberta, Mara, Barbara, Gianni, Viviana, Sara, Valentina, Mara. Muscoletti indolenziti da lunedì, come fare? Non ti preoccupare, andrà via da sola, non devi fare niente, il corpo si... Soprattutto dopo questa lezione vedrai che andrà meglio. Skinga Ines, ciao. Federica, ok, va bene. Poi c'era Paola. Vediamo alla fine se c'è qualcun altro. Allora. Non ho capito l'aspetto dello yoga della tua amica. Allora, c'è una mia amica che sta facendo 2 volte alla settimana lezione in diretta su Facebook, su una sua pagina di Facebook. E l'altro giorno l'ho condiviso, eravamo in diretta insieme, quindi ho condiviso la sua pratica nella mia pratica. Però poi vi metto il link così potete praticare yoga se volete con lei, quando magari, non so, il pomeriggio, quando vi va. Come ti trovo su Facebook? Ragazzi, seguitemi su Facebook, Pilates con Giorgia, c'è la pagina, c'è il gruppo Facebook Pilates con Giorgia e anche su Instagram la stessa cosa. Mi farebbe piacere avere il contatto di Paola. Sì, ve lo do. Augusto, Gianni, grazie a tutti voi, grazie della compagnia, grazie la tua voce, grazie Laura. Angela. Oggi io e mio marito ti abbiamo seguito in diretta, come sempre sei bravissima anche perché sei brava a far capire come fare gli esercizi a domani. Ok, sono contenta che sia chiara, a volte mi dilungo un po', ma perché non vi vedo, quindi cerco di prevedere tutti gli errori che possiate fare. Bellissima idea Giorgia, grazie per la lezione, tutto ad occhi chiusi. Wow, grazie Mara. Grazie Silvana. Allora ragazzi, vedo che non ci sono altre domande particolari. Io vi ringrazio per esserci stati. E ci vediamo domani come sempre per la nostra pratica. Domani si farà cardio. Seguitemi anche su Facebook e su Instagram se volete vedere altri contenuti che posto e che magari qui non è possibile postare per il tipo di, diciamo, di canale, no? Di mezzo. E quindi ci vediamo comunque domani. Vi aspetto puntuali a mezzogiorno o in differita quando volete. I video rimarranno in chiaro, ve l'ho detto, almeno per tutta la durata della quarantena. Manuela, mi domandavo, ma fino ad ora dove eri nascosta? Ero in giro, viaggiavo, facevo cose. Grazie. Allora, vi aspetto domani. Allora, buona giornata. Ciao famiglia, ciao Paola e a presto. Ciao ragazzi.